Bene, siamo con Matteo Ballarate, questa sera ci ha fatto dannare l'anima, anche se lui dice che è stata la sua peggior partita. Come hai visto i tuoi soci e i tuoi avversari? No, allora, sicuramente è stata una partita molto difficile. All'inizio abbiamo attaccato, a dire la verità, bene, non ci sono entrati molti tiri per la loro difesa, sicuramente fatta molto bene, ci sono stati molto attaccati e abbiamo fatto fatica per quello. A un certo punto, forse dopo l'ultimo, abbiamo fatto quel parziale alla fine del secondo quarto, grazie appunto a qualche canestro che ci è entrato più facilmente, anche forse di fortuna. E ci siamo appunto riattaccati sul 36-38. Dopodiché siamo entrati forse più forti noi, più aggressivi di quanto lo erano stati loro, e per questa cosa forse siamo anche riusciti ad andare più avanti, diciamo, e staccarli per rimanere soprattutto la partita. Ho visto infatti nei primi due quarti un rovello più veloce, poi negli altri due quarti voi molto più sostanziosi, molto più duri in attacco, molto più duri anche in difesa con la vostra pseudo zona. Sì, è una sorta di zona adattata, diciamo, che seguiva molto tutti i tagli e cercava di non lasciare quasi mai nessuno libero. Ringraziamo l'amico, il tuo compagno di squadra, che invidioso per non aver giocato stasera, allora butta le cose dall'alto. Sicuramente è una delle più belle squadre con cui hai giocato, io credo, sbaglio? Quelle, gli avversari? Sì, sicuramente, ci è andato molto filo da torcere appunto, è stata una partita molto combattuta, abbiamo giocato tante partite combattute, ma loro appunto forse soffriamo un po' questa cosa, l'aggressività e quello che loro hanno dato, il cuore che hanno messo in campo. Di conseguenza siamo stati davvero in difficoltà soprattutto per i primi due quarti. Bene, complimenti per il vostro secondo posto che ormai è consolidato. Grazie. E ci vediamo ai playoff. Speriamo. E sicuramente l'anno prossimo per una grande partita. Di nuovo, ciao. Siamo con Mauro Colonnello, head coach di questo fantastico Basket Lierna. Raccontami la vostra partita, i primi due quarti un po' così e poi i vostri due terzi quarti e quarto quarto intensissimi. Beh sì, devo dar merito intanto a Rovello, che ha fatto un'ottima prima parte della partita, ci ha sorpreso, ha giocato con intensità, è stato molto preciso anche ai tiri liberi. Noi forse siamo entrati un po' molli in campo, un po' troppo sicuri di noi stessi, un po' rilassati così, forse anche di avere quasi sicuri i playoff in tasca, insomma. Poi c'è stata una reazione, ecco, da parte nostra, sicuramente abbiamo anche cambiato un po' difesa, loro l'ha messo un po' in difficoltà sicuramente, e quindi la difesa a zona che li ha messi in difficoltà, e poi in attacco abbiamo trovato anche dei buoni canestri da parte dei nostri giocatori. Assolutamente. E quindi siamo riusciti a ribaltare un po' la situazione, insomma. Ho visto i tuoi buoni lunghi con mani veramente dolcissime, ho visto Ballarate in grande spolvero, anche se lui dice che ha giocato male, però così averne di giocatori. Beh sì, Ballarate è un ottimo giocatore, oggi non è stato molto preciso nel tiro da tre punti, però lui sempre ci dà molto ai rimbalzi, alle penetrazioni, poi è sempre un cavallo pazzo che è capace di buttarti dentro la palla in momenti difficili, insomma. Certo. Però devo dire, dare atto anche a Smaniotto, il nostro playmaker, che ha fatto 17 punti e ha giocato molto bene. I due canestri che ci ha tagliato le gambe alla fine del secondo quarto, e soprattutto, insomma, avere quattro uomini in doppia cifra, questo dimostra che abbiamo un buon gioco di squadra, insomma. Certo, vi faccio veramente i complimenti, perché sia all'andata che al ritorno ci avete dato una grande dimostrazione di un gran bel basket. Beh, insomma, alla fine Rovello io devo fare invece complimenti a Rovello, perché essere una squadra neopromossa e giocarsela così fino in fondo per un posto nei playoff contro squadre come Pallacanestro Milano, come Ebro, che erano molto qualificate all'inizio dell'anno, devo dare atto proprio a Rovello, che ha fatto un gran campionato, quindi gran merito a loro, insomma. Per noi l'abbiamo affrontati col cipiglio di affrontare una grande squadra, come è stata in effetti per tutto il campionato Rovello, e abbiamo giocato bene oggi, sì. Bene, ti faccio i complimenti, ci vediamo per i playoff, certo. E poi l'anno prossimo, perché è veramente un piacere parlare con voi. Arrivederci, ciao. E adesso siamo con Davidino Terraneo, con una bella cicatrice sotto l'occhio, e raccontami la tua partita dalle due facce. Più che la mia partita, racconto la partita della squadra. La squadra, diciamo che siamo partiti con il piglio giusto per reagire a un periodo sicuramente non semplice. Sì. La partita si era messa per il verso giusto, con un buon parziale a nostro favore, poi a cavallo del secondo e del terzo quarto, fine secondo e inizio terzo, abbiamo pagato un parziale e non siamo più riusciti a reagire, dovuto anche principalmente, penso, ad un calo anche fisico.
niente, poi quando le cose non girano non gira più niente, diciamo così. Diciamo che nei primi due quarti da fuori si è visto che abbiamo giocato un pochino più di squadra, nel terzo e nel quarto quarto forse per la zona adattata che loro facevano abbiamo giocato più individualmente e meno di squadra, soprattutto giocavamo con i due lunghi sotto nei primi due quarti e riuscivamo a giocare abbastanza ma bene. Più che una questione tattica sul come e il dove si mettevano i giocatori, penso sia stata più una questione di testa. Come ti dicevo prima, un calo fisico ti porta anche a non fare le scelte giuste, e mentre nel primo tempo, seppur alcuni tiri un po' forzati e tutto, c'era la lucidità giusta sul dove andare a cercare gli spazi e il giocatore giusto, nel secondo tempo questa lucidità è venuta a mancare e sono venute a mancare un po' anche delle buone scelte di tiro, diciamo così, e sicuramente la loro zona ha influito su questo. Adesso abbiamo tre trasferte, quindi Sesto San Giovanni, Milano e poi l'ultima lontano là a Ebro, che sono quelle decisive per i nostri playoff, quindi noi dobbiamo vincerne almeno due di queste tre. Per sicurezza meglio tre, speriamo. Bisogna di vincere. Bisogna sempre giocare senza guardare gli altri, giusto? Certo, assolutamente sì, anche perché arrivare ormai terzi o quarti è lo stesso. Perché poi più che altro non è tanto la questione del piazzamento, ma visto e considerato l'impegno che abbiamo messo finora e i sacrifici fatti finora, penso che ci meritiamo il premio dei playoff. La posizione non è importante, non è rilevante, quello che conta è arrivarci e giocarceli al massimo delle nostre possibilità, pur consapevoli del fatto che gli obiettivi iniziali erano ben altri, e probabilmente anche per questo adesso stiamo un po' appagando dal punto di vista sia fisico che di testa. Sì. Che dicevamo. Bene, dai, allora ci vediamo nelle nostre trasferte, nelle frequenze di Piero da Saronno, ci vedremo l'anno prossimo. Allora una buona estate a tutti. Una buona estate a tutti, grazie Davidino, alla prossima. Alla prossima.